Ragazzi, c'è la live! Dai su, veloci! Sono state 4:30. Scusate figliuoli, fermate tutto. Ma devo andare. Sono la diretta del Parma. Presto! Un altro anno in Serie B si gioca. Con la live. Buonasera a tutti, torna l'appuntamento con la Serie B, torna l'appuntamento con il prepartita degli Asprillas. Il Parma gioca domani a Cosenza, è sabato, mi scusi, sì, domani, mamma mia, che arterio oggi. Il Parma gioca domani a Cosenza alle ore 14 contro l'ultimo in classifica. Una partita che proprio per definizione, anche per l'esperienza recente del Parma, è molto pericolosa. Tutte le volte che il Parma si è trovato a affrontare squadre più basse in classifica della sua classifica, ha sempre sofferto tantissimo, mentre ad esempio ha combattuto e sofferto molto meno con le squadre più in alto di lui in classifica. Infatti il Cosenza si trova al 20° posto con 18 punti in 21 giornate e nelle ultime 5 giornate ha perso 4 volte, pareggiato una. Parma è il 7° posto, grazie a 30 punti in 21 giornate, e nelle ultime 5 giornate ha vinto 2 partite, ne ha perse 2 e ne ha pareggiata una. Il Parma è reduce da una importante vittoria in casa nell'ultimo turno di campionato e deve dare continuità al suo rendimento. Affronta una squadra, come vi dicevo prima, in grande difficoltà e oggi nella conferenza stampa Pecchia ha però sottolineato tutte le insidie di una partita che comunque, al netto di quello che dice l'allenatore del Parma, il Parma deve assolutamente vincere. Nella giornata di oggi sostanzialmente è stato quasi ufficializzato l'addio di Osterwold ai colori del Parma, ormai pronto a trasferirsi in Fenerbahce. Nei giorni prossimi capiremo meglio l'entità dell'affare, ma sicuramente se si parla di 7,5 milioni più una percentuale sul futuro riacquisto, potremmo dire che il Parma ha fatto un affare. Per la partita di domani, oggi Pecchi ha confermato come saranno assenti Buffon, Kubau, Mann, a cui si aggiungono anche Camara e Osorio, quindi la lista dei giocatori in infermeria non si assottiglia ancora. Torna però a disposizione Miala e torna fra i convocati anche Romagnoli. Quindi per la partita di domani il Parma avrà a disposizione Cicciola, Corvi e Santurro, i difensori Ansaldi, Ballo, Circati, Koulibaly, Del Prato, Romagnoli, Valenti e Zagaritis, i centrocampisti Bernabé, Esteve, Sino, Juric e Son, e gli attaccanti Benedigge, Bonny, Charpentier, Miala, Inglese e Vasquez. Come quindi potrebbe giocare domani il Parma in casa dei Lupi? Con ogni probabilità il Parma si schiererà ancora con un 4-2-3-1, che potrebbe diventare anche un 4-3-2-1 a seconda di dove viene collocato Vasquez. In porta dovrebbe andare Cicizola. Sarà confermato Del Prato con ogni probabilità su una fascia, mentre potrebbe giocare terzino Cristian Sansaldi sull'altra fascia, con Valenti e Balog o Circati in difesa. Penso che domani, anche alla luce delle parole in conferenza stampa di Pecchia, potrebbe tornare titolare Bernabé e che Juric e Stevez potrebbero comporre la cerniera di centrocampo con Benedigia, Vasquez e magari Bernabé avanzato nel trio di trequartisti dietro all'unica punta Inglese. Nella conferenza di oggi si è sottolineato quanto in realtà stia aumentando anche il minutaggio di Charpentier, che però difficilmente secondo me sarà rischiato dal primo minuto. Guardando in casa in casa Cosenza saranno disponibili due nuovi arrivati alla corte di mister Viali, Tommaso Dorazio e Mateusz Pratzelik. Torna a disposizione Calò, rimangono indisponibili Corving e Gozzi, mentre rientra lo squalificato Nasti.
e non è convocato Merola, ormai pronto per abbandonare i colori del Cosenza. Come potrebbe scendere in campo il Cosenza? Dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 con Micaia in porta, Rispoli, Rigione, Meroni e Martino in difesa, e Brescianini, Voca e Florenzi a centrocampo, Marras dietro a Finotto e la vecchia conoscenza Larrivei, il giocatore che ci ha sempre fatto soffrire. Le squadre saranno arbitrate dal mi manca, ho perso il nome dell'arbitro. E per quello che riguarda, insomma, il pronostico, domani ci attende una sfida fondamentale. Se il Parma ha avviato un percorso di rilancio, è da queste partite in cui si può capire. E Parma ha bisogno di consolidare il risultato positivo portato a casa sabato scorso con il Perugia, e per rendere non vano quella vittoria ha bisogno di un'altra vittoria a Cosenza, una vittoria che è evidentemente nelle corde di questa squadra. Non c'è assenza che tenga che giustifichi il fatto di non portare a casa 3 punti contro i Lupi in Calabria. Vi do l'appuntamento quindi con domani alle ore 14 con la partita, intorno alle 16:15 con la live post partita degli Esprillas. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, condividere i nostri video e di sostenerci anche su Patreon. Ciao a tutti da Matteo e come sempre Forza Parma!